Salve a tutti, sono il vostro Inazuma. Avrete probabilmente notato il mio cambio di stile? Beh, la verità è che, essendo un gran figo, ho trovato doveroso escogitare un modo per mettere maggiormente in risalto la mia già carismatica persona, evidenziando il mio lato artistico ed estroso. Da oggi in poi, dunque, sarà questa la mia divisa da lavoro. Ma lasciamo perdere queste faccende e iniziamo invece a parlare della serie che voglio recensire oggi, un anime del 2015 prodotto da Studio Lerch, tra le altre cose conosciuto per gli adattamenti del videogioco Danganronpa e del manga Assassination Classroom. Di Assassination Classroom ho già parlato in un'altra recensione, anche se ad oggi ce ne sarebbero di cose in più da dire in proposito. Ad ogni modo, oggi parleremo di Rampo Kitan, Game of the Place, liberamente, molto liberamente, tratto dalle opere del giallista giapponese Rampo Edogawa. La storia ruota principalmente intorno al personaggio di Kobayashi, un ragazzino di 13 anni con tratti molto androgini, una sorta di tipica trapala giapponese, cosa particolarmente enfatizzata in vari passaggi della serie. Kobayashi è praticamente annoiato da tutti e da tutto. Un giorno, però, viene sospettato dell'omicidio del suo professore responsabile di classe, il quale è stato smembrato e trasformato in una sedia. L'essere sospettato del crimine farà divertire Kobayashi come mai prima d'ora e il divertimento non farà che aumentare allorché entrerà in scena Kogoro Akechi, un geniale detective di 17enne per il quale Kobayashi inizierà a provare una grande ammirazione, tanto da volerlo seguire costantemente nei suoi casi. Completano il cast di contorno personaggi come Ashiba, il miglior amico di Kobayashi, verso il quale prova una sorta di particolare attrazione, probabilmente dovuta al suo aspetto particolarmente femminile. Ci sono poi il sovrintendente Kagami, della polizia, il suo collega Nakamura e altri come l'uomo ombra e lucertola nera, questi ultimi due dei criminali. Ecco, a proposito dei personaggi, il 90% dei personaggi di Rampo Kitan è composto da fottuti malati di mente. No, davvero, prendiamo per esempio Helsing, serie di cui sono molto appassionato e di cui ho anche già parlato in un'altra occasione. Lì sono tutti, e dico tutti, dal primo all'ultimo, dei fottuti. Tutti psicopatici, dei sadici che si divertono a sbrindellare la gente col sorriso sulla faccia. Eppure, nonostante ciò, ho provato più disagio guardando i personaggi di Rampo Kitan piuttosto che quelli di Helsing. Stendiamo un velo pietoso su Lucertola Nera, una sadomasochista inserita nella serie per puro fanservice fetish. Già per esempio il protagonista Kobayashi non farà la minima piega quando vedrà il suo professore smembrato e trasformato in una sedia proprio lì davanti ai suoi occhi, e neppure quando verrà accusato del suo omicidio, anzi dirà cose del tipo oh, ma quanto mi sta divertendo, è la prima volta che mi diverto così tanto in vita mia. E anche più avanti nella serie, nelle occasioni in cui parlerà con il suo amico Ashiba, che si può considerare come forse uno dei più normali della serie, e già questo ci vuole tanto, ma comunque, per esempio, non farà altro che dire cose del tipo «Ma perché ti preoccupi tanto se non vado a scuola, non frequento gli esami e non me ne frega altro nella vita a parte delle investigazioni? Non capisco!» Oppure «Perché ti preoccupi tanto se metto a repentaglio la mia vita? Tanto non è nulla di che, anzi è divertente!» Oh, che odio! Parlando della serie in generale, ha i suoi alti e molto bassi. La seconda puntata è probabilmente una delle cose peggiori che abbia mai visto in vita mia. E anche le altre sono abbastanza oscillanti, direi. La migliore della serie è probabilmente la quinta.
Di molto positivo la serie ha senz'altro le OST, una opening davvero molto bella che mi è piaciuta, una ending molto gradevole, sì, e una colonna sonora più che adeguata. La regia è davvero molto particolare, forse troppo particolare. Il più delle volte è sospesa quasi in modo onirico e questo non è necessariamente un difetto, anzi può essere un punto di forza, però si sente come se non fosse stato adeguatamente sfruttato a dovere. Di disegni e animazioni non credo di intendermene a sufficienza per poter dare un giudizio tecnico, però direi che la tipologia della colorazione mi è abbastanza piaciuta, o comunque l'ho trovata abbastanza adatta per la tipologia della serie. E anche i disegni non mi sono dispiaciuti, insomma, nella media. Inauguro questa nuova rubrica che da adesso in poi metterò in ogni nuova recensione su anime e manga per esplicitare quale sia stato il personaggio che più mi ha colpito nella serie. In Rampo Kitan è... l'Uomo Ombra! Mi è piaciuto il terzo episodio a lui dedicato e l'ho trovato anche abbastanza interessante come personaggio in sé. Certo, forse è un po' sfigato quando cerca di combattere ed è un possibile pedofilo latente, però no, lasciamo perdere queste sottigliezze. Il character design intrigante e il suo inconfondibile charme lo rendono il personaggio che più mi ha colpito all'interno di Rampo Kitan Game of the Place. In definitiva, direi che alla serie potrei dare un voto di 6,8 su 10. Sì, lo so che forse sono un po' troppo largo di maniche, considerando anche che la serie di difetti ne ha vari, e anche abbastanza pesanti se vogliamo, però quello che invece mi ha colpito, mi ha colpito più che favorevolmente da potergli dare un voto del genere. La recensione di oggi termina qui. Se vi è piaciuta vi invito a guardare anche gli altri video del canale, come i doppiaggi e le recensioni. Se volete potete anche fare un salto sulla mia pagina Facebook, di Inazuma Sensei. E con questo vi saluto e vi dico... alla prossima!